In Italia ci sono 19 milioni di soggetti che devono soldi allo Stato. Sono infatti ben 19 milioni i soggetti con almeno una cartella esattoriale. Nello specifico, 16 milioni sono persone fisiche, mentre 3 milioni sono società, ditte e partite IVA. Ognuno di questi deve soldi allo Stato per tasse, contributi e multe non pagate. Questi numeri sono stati riportati da Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ruffini ha spiegato che i crediti non riscossi hanno superato i 1.100 miliardi di euro. Valgono quindi circa il 60% del PIL italiano. Decine di miliardi di quei crediti non sono nemmeno riscuotibili. Questo perché gli elenchi contengono anche nomi di soggetti defunti, falliti o comunque non in grado di pagare. Secondo Ruffini, il sistema ideale non sarebbe quello di mandare tutti in galera, ma che i cittadini sappiano che chi non paga sarà intercettato e a quel punto dovrà per forza versare i soldi non dati. Secondo te, quale potrebbe essere una soluzione all'evasione?